Popolo di VD Motorsport, di nuovo in diretta per un altro appuntamento con i nostri croccanti aperitivi. Prima di cominciare, oggi invertiamo le regole. Il presidente di VD lo invitiamo tra un secondo, ma subito parola al nostro condottiero giornalistico Rosario Triolo. Ciao Rosario. Ciao, 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 ciao a tutti ragazzi. Facciamo una presentazione congiunta. Ah, Prima sì. per il nostro capo classifica, che è Oh. presidente del gruppo WiU. Vai, arriva? Arriva? Arriva o non Arriva? arriva? Arriva il presidente. Eccolo! Eccolo. Primo degli ultimi, grandissimo. No. No, 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 dai. No, dai. Rosario, Oggi oggi è primo stata dei grandi atleti. scoppiettante. Esatto, adesso, vabbè, però, insomma, io, Tutta tua la scena. sì, caro Matteo, devo presentarti una persona che Mai. tu magari conosci perché l'avrai visto mille volte nel paddock, però, diciamo, non è che ci abbia avuto a che fare in maniera stretta come con altri ragazzi, altri piloti. E quindi sono felicissimo di presentarti ufficialmente Stefano Manzi. Ciao, Grande, grande ciao Stefano. Stefano, Ciao a tutti. grande Ciao. talento che nel corso degli anni è stato scelto prima dalla Red Bull, quando faceva la Red Bull Rookies Cup, poi è stato scelto per il Team Italia, quindi comunque era un team della federazione, della Federmoto che correva nel motomondiale, poi si è ritirato dal motomondiale. Poi dalla VR46 Riders Academy, insomma un pilota su cui tantissimi hanno puntato, poi anche un grande marchio come MV Agusta attraverso il Team Forward e adesso infine uno che insomma di piloti importanti trovati nel corso della sua carriera anche da team manager, non soltanto da pilota, che è Sito Pons. Quindi Stefano, insomma, tutti hanno sempre visto qualcosa in te. Sei un ragazzo che comunque merita tantissimo e che però magari ecco, quest'anno ha avuto qualche difficoltà in più nell'adattamento alla Kalex rispetto a quello che ci si aspettava. Vuoi raccontarci rapidamente questo così poi dopo andiamo sui temi cazzeggianti oppure vuoi partire direttamente dal Va cazzeggio anche bene, col presidente te lo Matteo? racconto Con volentieri. il re del casseggio, grazie. Siamo, no, pure io, ma pure Stefano, però siccome sai... giusto per metterti a tuo agio, ti facciamo una domanda difficile subito, così poi dopo ci divertiamo e basta, dai. Va bene, intanto ringrazio il presidente per questo spot, per questo aperitivo in videochiamata del 2021, che è una cosa nuova, ma al giorno d'oggi è diventato questo, con i distanziamenti che ci sono. Esatto. E ti ringrazio per la decorosa intro. Volevo solamente aggiungere, sì, finché ero bambino, diciamo prima di fare il salto nel mondiale, ho avuto una carriera di cui ne vado abbastanza fiero perché sono sempre stato davanti, ho sempre dato forte. Invece nel mondiale non sono mai riuscito a fare quello step per veramente stare davanti e andare forte. Adesso ho una buona possibilità quest'anno. E che ancora non sono riuscito a ingranare, sinceramente ci aspettavamo molto di più, però adesso proviamo a fare il nostro massimo per riuscire ad arrivare a fare quello che vogliamo. Esatto, sei comunque sempre stato molto veloce e quindi non vedo l'ora di ritrovarti lì dove è giusto che tu stia. Però, caro Matteo, Stefano diceva giustamente, di ringraziarti per offrire questa possibilità, no, di fare gli aperitivi in videochiamata, perché è un po' strano trovare Stefano attivo in un live su Facebook come questa sera, perché lui i social ce li ha, ovviamente, un po' come tutti, ogni tanto ci gioca anche. Però non è che ti vediamo super attivo, no, Stefano? Non sei proprio uno di quei ragazzini di oggi che stanno fin troppo svegliati sui social. Non sono contro, però non sono neanche una persona molto attiva, anche se al giorno Esatto. d'oggi è molto importante. Ma come mai? Come Perché mai? non mi prendono. Cioè, più che altro, allora, io di social ho solo Instagram, Esatto. non ho altri social. Mi piace guardare, mi piace stare sui social, ma pubblicare, esporre la mia vita privata non è che mi faccia impazzire, quindi me la tengo Esatto. per me. Anche se magari a volte a sponsor, partner, farebbe piacere che lo usassi di più. Però Immagino.
per ora lo sto usando così e ogni tanto sì. Ricevo anche qualche critica perché mi dicono no. Ben appunto di utilizzarlo di più perché al giorno d'oggi serve. Sì, sì. Ma, sì. No, ma guarda, allora, dai, stai bene senza, va, che non drogarti queste robe che sono. Sì, infatti. Ma io c'ho la prima domanda importante. Vai. Oh, ma cosa usate in VR46 che siete tutti cappelloni, cazzarola? Hai visto? Scusa, bisogna vedere l'acqua e a Rage, c'è qualcosa della polvere del Rage, non lo so perché... C'è qualcosa nelle docce perché prima di entrare nell'Academy non sono mai stato riccio e da 2 anni a questa parte sono diventato... Cioè, penso di essere riccio, sembra che i miei capelli siano ricci. È vero, no. Perché io mi ricordo che, sai che quando era più giovane Stefano, che faceva la rookie, se poi è arrivato al mondiale, tra l'altro la prima gara del mondiale lui non l'ha fatta quell'anno lì perché non c'era ancora la legge Quartararo, caro Matteo, ah. e quindi Stefano è arrivato al mondiale, era in Qatar, poverino, ma non correva. E mi ricordo che guardava gli altri, diceva, caspita, non posso correre. E però, infatti, non avevi i capelli così ricci... Sparati. No, no, non li ho mai avuti. Ho avuto i capelli lunghi, ma erano lisci, esatto, e solito portavo corti, e da poco tempo a questa parte sono diventati così, però possiamo andare bene. Mi piace, non è che mi lamento. Sì, no, ci stai anche bene. Tra l'altro, vabbè, mentre anche tipo Paola ride di questa cosa che hai appena raccontato, no, io vorrei sapere, Stefano, appunto, da te un po' di retroscena, visto che tu hai detto non ti piace, no, condividere tanto la tua vita privata, però sappiamo che hai tantissime amicizie anche belle, no? La famosa Bolid Crew con Enea, per esempio, con Brian Toccacieli, tanto per dirne due, e quindi sappiamo questa cosa qui, sappiamo che sei un grande crossista oltre che un grande pilota di velocità. C'è qualche altra curiosità che magari sei disposto a condividere oppure preferisci tenere sempre tutto per te? Cioè, qui mi vuoi tirar fuori quello che è un pubblico, vuoi sapere... Ma una cosa, qualcosina, non tutto, una cosa che si può dire. Ma si può dire tutto perché non c'è da nascondere niente, semplicemente che non mi piace apparire o farlo vedere. Però faccio di tutto, mi piace lo sport a 360 gradi, quindi esatto. Tutte le discipline di sport, e cerco di praticare, provare sempre qualcosa di nuovo perché mi piace. Esatto. E poi non ti saprei dire di preciso una cosa da dirti qui, cioè viviamo in un posto bellissimo qui in Romagna, quindi c'è la possibilità di fare di tutto. Sì. E... vicino a tanti altri piloti perché siamo molti qui o molti che vengono da fuori si sono trasferiti qui, quindi certo. C'è anche la possibilità di stare a contatto oltre che con l'Academy che ci alleniamo tutti i giorni insieme anche con altri piloti extra Academy. Sì. E ci conosciamo quasi tutti, ci siamo frequentati quasi tutti, quindi è bello, cioè, c'è proprio un bel ambiente. Ma c'è qua, visto che hai detto che ti piacciono tutti gli sport, no? Ce n'è qualcuno che magari segui in particolare oltre al motociclismo che ti piace anche da vedere, con qualche personaggio, qualche sportivo con cui ti identifichi o che insomma magari ti piacerebbe conoscere perché reputi un grande sportivo e un grande personaggio, appunto? Ma di sport cioè, ce ne sono tanti perché in casa mia con mio babbo anche l'inverno si guarda molto gli sport invernali, lo sci, lo sci di fondo, il biathlon, si guarda di tutto, il basket, l'NBA, cioè veramente ce ne sarebbe tante, c'è una lista lunga da fare. E allora uno sportivo che ti piacerebbe conoscere che non conosci? Dopo che ho visto il documentario su Michael Jordan della su Netflix, Rodman. Bella chiamata. Mi piacerebbe conoscerlo. Lì solo Matteo che ha le mani impaste in tanti sport da sponsor. È l'unico che ti può aiutare. Nel basket, Matteo, riusciamo ad avere qualche giocatore di basket? Sì, Rodman un po' altro. Però guarda, lavoriamo. Attraverso qualcuno del basket magari ce la facciamo. Allora,
tra poco, Stefano, avremo in diretta qualcuno che ti conosce molto bene, ma infatti vedi che arriva anche sotto la scritta che lo conferma. Ma prima voglio chiederti quello che vuole sapere Paola Zanato da te, cioè qual è stata la tua reazione quando ti hanno chiesto se volevi entrare a far parte dell'Academy, del lavoro 46 Riders Academy. Innanzitutto, se vuoi raccontare anche com'è stato, cioè se si sono avvicinati loro a te, se hai avuto tu un approccio con loro, se eri andato per caso al ranch ad allenarti, come succede con altri piloti ogni tanto, com'è stato? Allora, sì, secondo me si può raccontare. E allora, nel 2014 facevo il CEV e la Rookies Cup. Sì. Sì. Ho fatto una wild card a Misano nel CIV con la Moto3. Sì. Dove ho vinto la gara e dominando dopo la gara, tra l'altro dopo quella gara lì si è andato molto bene, è stato un bel weekend. E sì, sì. Dopo quella gara lì il weekend dopo Vale, che aveva visto la gara perché c'era Bulega che correva contro di me, che era già dell'Academy, erano venuti a vedere, sì, la gara, e venendo così mi ha chiamato e mi ha invitato al ranch. Allora sono andato a girare al ranch, li ho conosciuti, dai, siamo stati un po' insieme, però Da dopo quel giorno, diciamo, siamo rimasti in amicizia, in contatto, ma non è che mi hanno preso un'Academy quel giorno. Poi, a fine 2016, una mattina ero a casa, mi sono svegliato, metà mattinata più o meno, e i miei genitori mi hanno detto che avevano chiamato dalla VR se volevamo andarli a incontrare perché ci volevano parlare. E dopo lì è partito tutto. Quindi diciamo che è stata una buona sveglia quella mattina. Ti chiamano e ti dicono che vuoi entrare in Academy. Che tra l'altro era dopo in un periodo dove, cioè, non stavano succedendo belle cose, quindi diciamo che è stato, sì, bello. Nonostante dici un periodo dove stavano succedendo belle cose, nonostante però tu avessi già fatto, no, quella gara mitologica Silverstone sulla Mahindra, no? Che e in Moto3 quello è stata... sì, è arrivato la settimana dopo la gara. Ah, la settimana dopo, quello quindi è successo carico... la settimana prima. Ok, carico. Quindi carico da sta cosa qua, hai fatto quella gara lì. E poi sì, hai, sì, fatto, sì, hai fatto questo salto in Moto2. In quel salto credo che ci fosse vicino a te, in quel momento, un team manager che tuttora lavora in Moto2, ma anche in MotoGP adesso, che abbiamo con noi, no? Matteo, lo vuoi annunciare tu? Ah, c'è il grande Sua Maestà, anzi forse il team manager in questo momento più chiacchierato, con più domande che lo riguardano sull'anno prossimo, ecco, grande Pablo, vai, buttiamolo dentro, ecco, la rotellina gira, vedi, eccolo Pablo, ciao Pablo, ciao a tutti, ciao, ciao Dio, ciao Manzo, come va? Tutto bene, te? Tutto a posto, dai. Preparando già la valigia, bene, per bene, andare in Sachsenring domani. Perfetto, Dio. Sì. Si parte per il Sachsenring. Tutti a mangiare booster, dai, booster e birra. Sì, è così. Allora Pablo, niente, dai, dacci un po' un ricordo dell'anno che hai passato con Stefano, qualcosa di bello che hai vissuto con lui, qualcosa che gli hai trasmesso. Quasi tutto, no? Io credo che abbiamo fatto un anno molto bello, dove lui non aveva nessuna esperienza sulla Moto2, anche, guarda, sì, anche sul mondiale, perché alla fine lui aveva fatto qualcuna gara in Moto3, ma, sì, ma poco. E abbiamo lavorato molto bene insieme. E sì. Mi è piaciuto molto, anzi, abbiamo fatto anche qualcuna gara molto bella, mi ricordo di Silverstone, che andava, sì, veramente forte, eh? Manzi, quella Stefano lì. Lui non si sta sbilanciando. All'inizio l'ho fatto un po' incazzare perché ero più giovane e facevo un po' da matti. Però dopo, con l'andare avanti del tempo, ho migliorato e nel finale di stagione siamo cresciuti tanto. E lo ringrazio ancora perché è stato bello. Abbiamo fatto un buon lavoro e niente, è stato figo. Ma è normale, no? Alla fine, quando arrivi un pilota giovane come lui, con quella voglia di farlo bene, e quando non ti viene fuori il risultato è normale che si incazza, no? Certo. Questo, io sono preoccupato se arriva un punto dove lui fa una gara che fa il 25
gli è felice, no? E questo alla fine vuol dire che non ha quella voglia di farlo bene. Certo. Solo che qualcuna volta quando ti incassi devi lo devi fare bene, ecco. Diciamolo così. Vabbè, era ancora ragazzino, dai. Comunque, Matteo, devi sapere che Stefano Manzi ha due primati, diciamo. Uno, quello di aver fatto una pole position con un marchio storico come MV Agusta dopo, non so, 35 anni, mi sembra, no, Stefano? Che non la metteva nessuno in pole. E poi soprattutto hai un primato che io pensavo che sinceramente battessero quest'anno al Mugello, ma non ce l'ha fatta nessuno ancora, che è il primato di velocità su una Moto2 oltre 300 km orari, sempre sull'MV, tra l'altro. Però quello sinceramente lo dico sincero, cioè quello della velocità è un primato un po' così, cioè, ok, cioè, però non è che preferisco tanto un record da pista. Vabbè, certo, quello sicuro, però intanto non l'ha superato nessuno. E poi bisogna dire che a Valencia hai fatto una delle gare forse più belle che si ricordano. Tra l'altro sei stato pure sfortunato lì perché la gara è stata accorciata, ti ricordi? Magari con qualche giro in più il podio riuscivi a farlo. Eravamo molto a posto per farti la distanza gara, purtroppo ho fatto 10 giri e sono stati un po' penalizzati da questo, però è stata lo stesso una bella gara, con una bella gara di podio. Peccato aver finito quarto all'ultimo giro, che mi sono giocato il podio a Navarro. E niente. Quindi adesso bisogna lavorare per tornare lì e giocarci con le posizioni. Quindi niente, adesso insomma con Sito Pons come ti trovi? Quando è che ci regali insieme a lui, a Sito, una bella gara? Per quando hai previsto di fare? Spero presto. Come Valencia. Quando ce l'hai nel calendario, io credo che quello purtroppo non si può decidere, no? Alla fine, deve per fare un bel weekend, lui lo sa che lo devi avere tutto a posto, dal primo all'ultimo, anche come team, sì. Anche del meccanico, quello che fa la gomma benzina. Tutti per poter fare te adesso in un anno come questo, dove vedi che dal primo all'ultimo quasi c'è un secondo la pista o un secondo e mezzo, dipende la pista, per poter farlo bene o ce l'hai tutto al 100% o purtroppo fai fatica. Però dai, sappiamo che Stefano è un pilota che già l'ha dimostrato, che ci ha fatto vedere che lui ha un potenziale incredibile. Lo unico che manca, anche un po' di fortuna, che sempre si vuole, un po' di fortuna e lavorare bene. Abbiamo perso Rosario, ma andiamo avanti. Ho detto qualcosa che non l'ha piaciuta. L'hai sconvolto, Paolo Rosso. Aspetta, Valentina che chiede che cosa simbolizza il coccodrillo. Da noi è un detto, ti chiamano le persone cucurel, si dice da noi. In dialetto romagnolo ci si chiama così fra persone, fra amici. Allora, siccome continuavamo a farlo fra di noi, ho detto non ho ancora un logo fisso, non ho qualcosa, buttiamolo sul casco e vediamo di fare una mascottina, dai, una specie di mascotte. Figo, ma domanda personale, sei fidanzato? Sì. E allora è meglio che non ti dico quante donne stanno scrivendo in chat, ok? Perché io non la vedo. Non vedo la chat. Vai tranquillo. No. Sono tutte per Paolo, allora, mettiamola così. Sono tutte per Paolo le donne, via. No, ma non solo per Paolo, forse perché ce n'è pure un altro matto che tiriamo dentro. E magari con lui, tirando dentro lui, salutiamo Stefano, ma dopo, ecco, guarda chi, cioè, guarda che grafica. Magari prima li facciamo salutare tra loro e poi tiriamo dentro salutando anche Stefano, ti liberiamo. Ed è il nostro Celestino. Wow, ma che capello! Guarda, l'abbiamo disturbato, no. che hai un casino, Cele, non lo so, hai delle robe da fare. Coccodrilli. Perché coccodrilli?
Perché stavo ascoltando cosa diceva Manzo. Allora, okay. Non ci ero chiesto cosa significa il coccodrillo. Sì, sì. Ma Cele, ma cos'è? Cioè, innanzitutto ci sei tu e non c'è Bezzo, come al solito ci metti la pezza tu. Ma poi mi spieghi una roba. Ma come, cioè, ti abbiamo preso che hai da fare, cioè, sei molto indaffarato, sappiamo. Sto traslocando. Ecco. Sono nel pieno degli scatoloni. Ecco. Stavi facendo la siesta. No, sto traslocando, infatti sono nella casa nuova, ma c'ho un macello nella macchina. Entro oggi devo dormire qua, ma sono in completo casino. Vabbè, quando è che Manzer spacca la casa nuova di Cele, allora? Appena la metto tutta a posto. Appena la metto tutta a posto la spacchiamo anche tu, no? Vabbè. Vabbè, quindi niente, quindi ragazzi, non so che dirvi, vi aspetto al Sachsenring, dai, tutti e due, perché insomma abbiamo vissuto un inizio di stagione non al super top, però è un po' anche normale, perché Stefano tornava su Kalex per la prima volta dopo tanti anni, comunque con questa configurazione non l'aveva mai guidata, con il Triumph, con i gommoni. Tu Cele, sei un rookie, quindi insomma non c'è niente di cui preoccuparsi, e vi vedo belli, tranquilli e carichi, e non vedo l'ora di ritrovarvi al Sachsenring in pista, tutti e due. Oh, a quel paese non c'è niente a preoccuparsi, se non si mette a correre un po', quello lì taglio io i capelli, gli corro dietro. Pablo, cazzo, ora devi qualcosa, non c'è niente a preoccuparsi. No, ci sto alla grande con te. Matteo, quando vuoi prendiamo la macchinetta lì a Saxe, che gara è quella che vieni te? Te la porti indietro la macchinetta per te? La porto dietro, dai, forse ci vediamo in Olanda, la porto per l'Olanda, così mira, alle vacanze leggere dopo. Vabbè. Guardalo. Vabbè, niente, Cele... Spacchetta pure guanti, tute e quant'altro, perché ti serviranno per il Sachsenring, mi raccomando. Ciao. Ciao ragazzi. Grazie per questo saluto. Ciao, a voi. Ciao. Vorrei chiudere con il collegamento con Stefano con una sua massima, prima di parlare poi solo con Pablo. Adesso lo bombardiamo, Pablo. Non so, dici una roba, quello che ti pare, quello che ti passa per la testa. A me in questo momento? Sì, di quello che ti pare, anche una cosa che non c'entra niente con le moto, con noi, con l'aperitivo, quello che ti pare. Cioè, che posso dire? Mike, adesso ti faccio domanda scomoda all'inizio e poi parliamo tutt'altro. Ma alla fine abbiamo parlato solo di moto di gare, quindi... lo so, perché te. Poi... non lo so, infatti... A me non lasciano mai parlare di donne, quando inizio a parlare di donne mi tagliano sempre via. Vabbè, però, perché poverino, cioè Stefano non può parlare di donne perché è fidanzato. Allora, di moto ne abbiamo parlato, ok. Aspetta, di che vogliamo parlare, Stefano? No, ti devo lasciare con una roba cazzeggiante, però. Dimmi, non lo so. Come vedete, cioè, se vuoi sentirti qualcosa... Abbiamo parlato di Rodman, una chiacchierata adesso. Anche se abbiamo parlato solo di moto, che dovevamo fare altro, è stata una bella chiacchierata. Ecco, questo qui è il cazziatore, cioè, di Stefano Manzi. Le dirette. Sei fortunato, Stefano, perché a me mi tocca subirmelo tutto il weekend ogni volta, ascoltare le sue cronache, addormentare sul divano. Addormentarti brutto, è la cosa più brutta che tu possa dire, guarda, addormentarsi sul divano. Cioè, puoi dire tutto, guarda, cioè, il peggior insulto è che ti addormenti davanti a me, perché quello proprio è il male, cioè, quello che dobbiamo evitare. Volevo fare la chiusura su te, che prendevi i nomi dal presidente, però. Ecco, bravo, esatto. Vabbè, quindi niente. Difendiamo, io ti difendo spadratta. Sono grande. Bravo. Stefano, grazie. Dai, grazie, un grande, intoccabile. E per questo Stefano vincerà un trattamento di favore per tutte le prossime gare da qui alla fine dell'anno. Grazie. Mi sono venuto bene. Sì, poi dopo tanto, cioè, in ogni caso l'avresti ricevuto, perché lo sai che ti voglio bene. Va bene, grazie Stefano. Va bene. Anche per il tempo che ci hai dedicato.
Buon, basta. Se vuoi dire anche tu, prosegue, se vuoi dare anche tu un cicchetto a Pablo, visto che Pablo prima a te te l'ha dato uno, non so, fai te. No. A Pablo, non gli dico niente, lo vedo in Germania. Ok, ecco. Vabbè. Ci sto. Ci vediamo domani, tio. Ciao, tio. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, Ste. Pablo, invece preparati, perché insomma Matteo prima, quando ti ha salutato, era subito partito con intenzioni abbastanza belligeranti, intenzioni di guerra. Tutti parlano di cosa farà l'anno prossimo, quindi. Cioè. Non lo so, io te Pablo puoi anche rispondere male, sei libero, come al solito. Senza problemi, dai. Sono preparato. Ascolta, ecco. ci doveva dircelo prima del Mugello, poi prima di Barcellona, e adesso siamo a Sassari e non devo ancora detto niente. Cioè qua la gente freme. Matteo, sai come è questo, se voglio fare lo più presto possibile, ma una cosa porta l'altra, è sempre così, però ci siamo. Ti sarà malissimo che vada, dai, durante la pausa, cioè Matteo ormai è un attimo di pazienza. Durante la pausa vanno tutti al mare questi, che c'è altro che lavorare. Io, tra l'altro, no, non dire io e te rimaniamo a lavorare, perché vai al mare anche tu, quindi. Esatto, ma poi tra l'altro, a proposito di andare al mare, cioè è vero che nei loro ruoli ormai istituzionali, Pablo, Gelete e Fonsi, insomma i tre membri della famiglia Nieto, no, hanno, no, questo aspetto composto, però in realtà loro sono come tutti noi, sono dei matti suonati, no Pablo? Cioè, anche tu adesso sei un team manager, quindi devi sempre essere preciso, puntuale anche con noi, nelle interviste, nelle dichiarazioni, però in realtà poi dopo, cioè, alla fine hai fatto pure il pilota, quindi cioè, sei matto come loro, cioè. e sono Nieto. Allora, tra l'altro, sì, è vero che alla fine il ruolo che ho è un ruolo importante, dove ho tantissima responsabilità, che mi piace tantissimo, perché è quello che so fare, credo che mi impegno tanto per farlo lo meglio che posso, però è anche vero che sono stato un pilota e ho battuto la testa tante volte quando ho caduto, no? Allora, per quello alla fine siamo un po' matti, ecco, diciamolo così. Però dai, non posso dire niente, perché sono alla fine come loro. Quando succede qualcosa mi guardo indietro e dico, ma sì, te hai fatto lo stesso, che cosa dici? Sai? Però è normale, no? È normale quando loro fanno così, è normale, si devono divertire, perché alla fine se te sei capace di divertirti su quello che stai facendo, ti viene anche, esatto, meglio. Tra l'altro, però io voglio sapere una cosa adesso, internos, tra noi amici, ma dei tre, no? Dei tre, tra te, Gelete e Fonsi, alla fine, secondo te, chi è il più matto? Cioè, quello che veramente... Perché, diciamo, nel paddock, anche per quello che fa, perché ogni tanto si diverte a fare il DJ anche alle feste della MotoGP, quindi è una roba ufficiale che si sa, si direbbe Fonsi. Però io vorrei capire se effettivamente è così, oppure se in realtà poi dopo, fuori dal mondo delle corse, non lo so, magari perché quello più tranquillo a me, a guardare da fuori, sembrerebbe Gelete, però poi dopo non so, dimmi tu. Ma dimmi tu. Dipende, sì, è vero che è tranquillo, ma quando smette di essere tranquillo può essere anche il peggiore. Ok. Dipende, no? Alla fine devo dire che siamo molto simili noi tre. Sì. Spero che Fonsi forse ha quella visibilità che fa il DJ, che fa un poco così, ma alla fine a lui le piace divertirsi come tutti, no? E dopo fa il DJ anche, adesso fa il coach per la MotoGP con il Pramac, adesso anche sta facendo Fonsi il pilota della X2 della MotoGP della Ducati, che si sta divertendo tantissimo. E devo dire che io non vado con lui neanche se mi pagano un €1.000. Neanche ci penso.
senso, lo voglio molto bene, è come un fratello, non è il mio cugino, è il mio cugino, sì. Però non vado con lui neanche ci mi... Mamma mia, ma pensa che c'è gente che paga, c'è gente sì, che paga sì, per andare con lui. Mamma mia, no, no, no. Però sì, comunque... dai, alla fine siamo molto simili noi tre. Comunque c'è una domanda di Salvo che, alla quale mi attacco io, perché Salvo chiede: il giorno che hai smesso di fare il pilota, cosa pensavi? Ti sentivi molto triste? Cosa pensavi anche, diciamo, sul tuo futuro? E poi ti chiedo io, attaccata alla domanda di Salvo, ma tu con la moto per divertimento, magari in pista qualche giorno, nascosto da tutti i riflettori, ci vai ancora? Guarda, per la prima domanda, sì, ho avuto la fortuna che ho smesso io. Sai, sì, quando te decidi che non vuoi correre più, sei molto molto fortunato, perché in questo sport qua succede tantissimo che qualcuna volta il pilota vuole continuare e purtroppo non ce la fa, perché non trova soldi, perché purtroppo ancora qualcuna volta devi trovare i soldi per poter correre, non trovi il sponsor, non trovi il team, e io ho avuto la fortuna che ho detto: guarda, no, non mi sento più fare questo sport qua, perché non mi vedo che sto dando il 100%, e per non fare e dare il 100% ho preferito smettere. Io ho avuto anche la fortuna di che appena ho smesso ho fatto il team della MotoGP con Gibernau, sì. Allora mi sono collegato, sì, molto a questo sport qua, a questo mondo che è la mia vita, no? È quello che mi piace di più, sì. E per quello sono molto fortunato di fare quello che mi piace senza avere ancora la voglia di essere pilota, che quello, sì, come ho detto, sono veramente fortunato. Conosco tantissimi piloti o ex piloti che ancora hanno quello che se ho quella moto lì so che ancora fare, se mi date un'opportunità so che posso arrivare e posso... Io per fortuna non mi è successo quello, dopo per andare, per farmi divertimento sulla moto, lo faccio tanto enduro, adesso che mi piace tantissimo. Ah, okay. Però andare a pista, circuito, con una moto stradale, ecco, con una moto 2, una moto 3, non lo faccio, perché credo che per andare così piano, andare a 10 secondi di loro, non mi diverto. No. Sì, posso fare una passeggiata per provarla, però... non è una cosa che mi piace, se ti dico la verità. Vedi, abbiamo scoperto anche... Infatti, Matteo, anche andando un po' a spulciare sui social di Pablo, non si vede quasi mai Pablo vicino a una moto da corsa in tempi moderni, diciamo. Foto di quando lui era pilota, sì, ci sono, immagini, però, ecco, di recente non c'è nulla di tuo, ma poi magari qualche volta sei andato, appunto, però non c'è... Non si poco. Trova testimonianza. Poco. Guarda, la ultima volta che sono andato in moto credo che è stato 2016, che ho provato la moto 3 di Fenati. Ah, ok. A Misano. Abbiamo fatto 10 giri. Prima di tutto non entravo sulla tuta, perché ho usato la tuta mia quando ho smesso di correre. E quasi non mi potevo neanche piegare sul rettilineo. Ho fatto 10 giri, mi è piaciuto provare la moto 3, perché ho visto che veramente è completamente diverso a quello che guidavo io. Mi è piaciuto per quello, però andavo piano, no? Non è che... Anzi, mi ricordo che girava anche Bulega in quel momento lì con noi. Mi ha fatto una staccata che io sono rialzato e lui ancora era... in carena, pieno, e va. Mi ricordo. Ho qualcuna foto di quello, Ah, qualche foto ce l'hai, vabbè, magari sì. poi dopo la scopriamo insieme. E invece ti volevo chiedere, e poi dopo ti lascio qualche domanda anche di Matteo, giustamente, ma questa cosa qui che anche per i regolamenti che sono stati fatti nel corso degli anni, non ci sono più gli specialisti, i famosi specialisti di categoria, di cui un grandissimo esponente ovviamente è stato il tuo padre con il famoso 12+1. Insomma, secondo te è anche un po' la causa di quello che poi vediamo, per esempio, nella Moto3,
visto che tanto tu adesso puoi parlare della Moto3 più tranquillamente perché non hai più il team, e si vedono un po' di disastri in Moto3, anche a Barcellona, insomma, un balletto che non è piaciuto tanto. Secondo te può essere anche quella una delle cause, cioè che ci siano tutti questi ragazzini che hanno solo l'obiettivo della MotoGP e non c'è magari qualcuno più grande che li metta in ordine quando fanno dei disastri? Più di quello, io credo che è quello che hai detto te, no? Nel senso, adesso sono troppo giovani, sono gente senza esperienza, che arrivano subito e vanno forte subito, e quello che vogliono è provare a fare il salto alla Moto2, no? Lo capisco, no? Perché adesso ha cambiato tutto, no? Adesso la priorità numero uno è andare in MotoGP, essere campione del mondo della MotoGP. Però un po' mi dispiace, perché alla fine credo che quando te sei campione del mondo della Moto3 è lo stesso che se sei campione del mondo della Moto2, anche della MotoGP, perché se io adesso ti dico quanti mondiali ha mio babbo, te sai che ha 12-1, però forse non sai dire quanti, come sono di Lacy, sai? Esatto, sì, tra tutte le categorie, sì. Sì, allora, sì. Contano uguale. Alla fine mio babbo ha vinto in 50, in 125, per quello ti dico che non cambia niente, nel senso, alla fine è un mondiale, e questo un po' si è perso, è un po' è un peccato, però cambia questa filosofia della MotoGP, della Moto2, della Moto3, sta cambiando, e adesso tutti quello che vogliono è andare in MotoGP, che lo capisco anche, Sì, anch'io, però d'altra parte, Pablo, c'è da dire che in MotoGP ci sono 22 piloti, quindi non è che tutti possono arrivare in MotoGP, per cui, certo. Ecco, se qualcuno decidesse di fare qualche anno in più di Moto3 o qualche anno in più di Moto2, secondo me non ci sarebbe niente di male. Certo, poi le regole dovrebbero anche aiutare, perché mi ricordo in tempi recenti, per esempio, Efren Vasquez, che poi è diventato un grande collaudatore per KTM e quant'altro, però si è dovuto ritirare, perché... Non ce la faceva con... sì. Vabbè, Matteo, invece, insomma, visto che Pablo oggi è completamente a nostra disposizione, ha già fatto capire che ci farà sapere presto sull'anno prossimo, però lo vuoi bombardare su qualcos'altro di sfizioso? Ma quanto è cambiato il tuo weekend di gara da quando eri pilota a team manager? Stavi meglio prima o adesso? Ah, è diverso, completamente diverso. Dipende, te devo dire, perché quando te fai il pilota che sei solamente focus sulla moto, su migliorare, su quello che devi fare, quello che devi imparare, quello che devi vedere di una forma un po' diversa, così... quando va tutto bene è bellissimo, sai, perché te viene tutto facile, anzi te vai a letto che dici vedrai domani, a tutti a tutti, no? Vado molto molto forte, qui non mi vince nessuno. Quando sei in quel punto lì è veramente bello, però c'è anche l'altra parte, quando non ti trovi bene o non ce l'hai un ben feeling con la moto. Allora in quel punto lì comincia a partire che non hai un bel rapporto con la squadra, con il team. Quello, quando sei in una posizione così, è anche brutto, no? L'anno è lungo. È difficile. Adesso, per esempio, lavoro dalle 7 della mattina alla 9 del pomeriggio. È un sempre continuo, boom, 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 boom. Però è anche molto bello, perché faccio la strategia con i piloti, adesso ho molta esperienza, anche qualcuna volta posso sbagliare anche io, no? Come team possiamo anche sbagliare, c'è tantissimo da imparare ancora, non vuol dire che tutto quello che so io è quello che si deve fare. Allora mi piace molto parlare con i piloti, che cosa pensano loro, il capo tecnici, è un'altra cosa, è un più allenatore di calcio, ecco, possiamo dire un po' così. Ma tra l'altro Matteo ti chiedeva quanto è cambiato tra la carriera da pilota e quella da team manager. Io ti chiedo invece quanto è cambiato tra l'anno scorso e quest'anno, visto che sei ormai passato anche alla MotoGP, immagino che il livello di stress sia aumentato. Guarda, alla fine te devo dire che il livello di stress forse adesso anche ha calato un po'. Ah,
Sì, perché noi adesso abbiamo un accordo che siamo partner del team Avintia. Certo. Allora, il team Avintia lo gestisce tutto Ruben, ciao. Sì. E fa tutto lui, no? Io vado lì un po' a vedere che Luca sta bene, che tutto quello che si fa è quello giusto, però il team non è il team nostro, è il team di Ruben, e decidono e fanno tutto loro. Per quello lì, diciamo che ho fatto come uno, anche due passi indietro, solamente sono lì con Luca per vedere che non ci manca niente. Sì. Dall'altra parte abbiamo tolto la Moto3, che era completamente l'opposto. E la Moto3 avevamo un livello di stress impressionante, perché c'è, attenzione alla penalità, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro. È molto importante fare la strategia, che adesso c'è un rettilineo come Montmeló, e dobbiamo fare la strategia per provare a prendere la sia con qualcuno. E era la Moto3, ti prendeva tanto lavoro, tanto stress, era la verità. Allora, stasera doveva esserci con noi, in teoria, Matteo Marco Bezzecchi, che poi ha avuto un contrattempo, quindi non c'è. Però, visto che non c'è, parliamo degli assenti. Pablo, a che punto siamo con Marco, visto che quest'anno in Moto2 è spuntato dal nulla Raul Fernandez, un altro rivale. Garner più o meno ce lo si poteva aspettare, però magari non così forte come ha dimostrato di essere, e invece magari un po' meno forte rispetto a quello che ci si aspettava, Sam Lowes, perché ha fatto sempre praticamente o vittorie o zeri in questo mondiale, o podio o zero, quindi è un po' più indietro in classifica rispetto a quello che ci aspettavamo. Invece Marco è lì, no? Sempre molto costante, però è mancata quella cosa lì, che è stare nel gradino centrale. A che punto siamo della strada? Siamo a un punto dove credo che stiamo lavorando molto bene, credo che Marco siamo lì, ecco, diciamolo così, credo che alla fine è quello che diciamo sempre, no? Vincere, purtroppo vince solamente uno. Sì, e questo è così. Per me la mia priorità, anche la priorità del team, è che dobbiamo provare a essere protagonista fino alla fine. Dopo, purtroppo, come ho detto, no? Vince uno. E abbiamo fatto pochissime gare, è vero che ancora c'è la vittoria, però non sono molto preoccupato. Arriverà a Sachsenring, e se non arriva a Sachsenring, arriverà in Assen, e se non è Assen, è la prossima, e se no, sarà la prossima, però sono convinto che arriverà più presto o più tardi. E dobbiamo essere tranquilli, è quello che dobbiamo continuare a fare, e lavorare come stiamo lavorando. Lui si trova molto bene con il team, si trova molto bene con Sergio, che è il suo capo tecnico, e niente, io sono tranquillo perché lo vedo lavorare bene, e questo mi piace molto. Molto bene. Niente, Matteo, poi invece dall'altra parte c'è un box che vive una situazione simile a quella di Pablo l'anno scorso, nel senso che ci sono due piloti che si giocano il campionato, Matteo con Garner e Fernandez, che è un po' come l'anno scorso, perché Luca, diciamo, se l'aspettavamo tutti l'anno scorso che si giocasse il campionato, e lo stesso è più o meno la situazione di Garner, e invece Fernandez non se l'aspettava nessuno, come magari nessuno si aspettava Bezzecchi fino alla fine in lotta per il titolo, no, l'anno scorso. Quindi situazioni simili, vediamo cosa viene fuori. Credo che alla fine Raul e Remy stanno lavorando molto bene, no? Noi purtroppo abbiamo perso un po' quello che avevamo l'anno scorso, che era il lavoro di squadra, che credo che è un DNA del team Sky, no? Vero. È normale, no? Cele è appena arrivato, è rookies, dove all'inizio fa un po' più fatica, soprattutto lui, no? Sappiamo che lui venerdì, dopo la domenica, sempre fa della bella gara, però venerdì se lo prende un pochino più con calma, allora il lavoro di squadra facciamo un pochino più fatica, però sono convinto che arriveremo anche a fare quello, perché ho plena fiducia su di Cele, dove lui ha solamente bisogna avere un po' più di pazienza con lui, e arriverà anche lui, perché abbiamo visto che quando si è trovato bene ha fatto la gara spettacolare.
incredibile. Sì, sì, anche, anche in Qatar. Adesso, Matteo, Cele, tra gli scatoloni del trasloco ha trovato anche 2 decimi. Adesso li porta al Sachsenring. Li porta al Sachsenring. 2 decimi per fare il gioco di squadra sin da subito. Va bene, Matteo, non so, vuoi chiudere tu questa serata, questo aperitivo con qualche considerazione, presidente? Ah, il presidente. Il presidente. Oh no. Oh, sempre un grande grazie a Pablo, gentilissimo, sì, disponibilissimo. Domenica la Germania, diamoci dentro. Sì. Diamoci dentro la grande, che siamo tutti qua a tifare, come sempre, veramente tanto. Purtroppo non sarò lì e quindi farò mancare il mio supporto di persona, ma lo farò da in piedi sul divano. Esatto. Sempre che io non ti faccia addormentare. Va, va, quel paese. mi sembra a volte mia figlia che è... non è più tifosa, è tifosa come me, ma conosce molto meglio di me tutti i piloti e le statistiche. Così. Ah, vedi? Sì, ma mi dice: ma te sei innamorato di Rosario? Cioè, continuo a mandargli messaggini, siete incredibili durante le cronache e non mi saluta mai. Guarda, ci fosse una volta che mi dice ciao. Io a te? No, vabbè, dai, adesso aspettiamo Bezzecchi che faccia quella roba che ha detto prima Pablo e poi dopo lo facciamo, dai, il salutone presidenziale, dipende da Bez, dai, mettiamo tutta la pressione su Bez. Esatto, esatto. Vabbè. No, tra l'altro è un weekend speciale per noi, perché oltre al Moto Mondiale c'è il debutto dell'Europeo Rally con un Bartosz Kandola che debutta in Polonia questo weekend, quindi come WeDew siamo particolarmente interessati. È scritto anche sotto e poi vabbè, io comunque vi vorrei vedere anche al Rally Safari e poi con, perché lì le macchine vengono messe abbastanza direi alla prova, vabbè, sarebbe carino. E Pablo aspetta anche lui credo un invito per Riders Meet Rally. Guarda, 28 luglio Pablo, fatti trovare in Italia, non essere in barca in giro per il mondo. Guarda, Matteo, quello che dobbiamo fare, che è il mio sogno, che già non lo so se te l'ho detto qualcuna volta o no, è dobbiamo fare il Dakar. Io lo voglio fare. Lo voglio fare. Beh. Adesso dobbiamo fare un squadrone per fare qualcosa di bello. Bello. Abbiamo anche l'esperto, guarda, perché il buon Rapisarda, che è il nostro nuovo responsabile comunicazione, ha fatto, se non sbaglio, 7 volte. Quindi... Ah, però, beh, quindi... Sì, sì, la stiamo già organizzando. Dakar 22, però mi sa che le iscrizioni tocca farle adesso in fretta, perché sennò, Facciamo 23, lo facciamo bene. Anche perché 22 ancora ci stiamo organizzando, Pablo, ancora devi fare gli annunci della tua quotidianità, quindi figurarsi. Sì. Va bene. Quindi quando siamo a posto con gli annunci per il 22 ci prepariamo per la Dakar 23. A posto, grazie. Grazie Pablo e ci troviamo al Sachsenring e poi ovviamente anche col prossimo aperitivo con grandi ospiti WeDew Motorsport. Ciao, grazie. Ciao Matteo, ciao Pablo. Ciao a tutti.